caso, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno, ciao. Buon martedì 28 aprile, come state? Allora, benvenuti a tutti. Ecco qua, bene, bene, bene. Io mi vedo bloccata, No, però. risolto, non ti preoccupare, risolto. Purtroppo è il brutto dello smart working, ma dovrebbe risolversi in tempi brevi. Oggi abbiamo tantissime cose, dobbiamo essere brevi, quindi iniziamo. Mi raccomando, condividete la diretta, fate il video party. Gli indovinelli verranno messi anche sulle storie di Instagram, quindi provate a rispondere anche lì. E dunque, parti tu o parto io, Paolo? Allora, io inizio semplicemente parlando del santo, anzi di santi del giorno, che oltre a Santa Valeria abbiamo anche San Vitale, sono martiri del terzo secolo. E se siete stati a Ravenna, il nome San Vitale vi dirà sicuramente molto, nel senso che, scusate, nel senso che forse siete stati alla Basilica di San Vitale, che è un signor monumento. Buongiorno radioso a tutti, mi raccomando, condividete e fate video parte della nostra diretta. Io mi vedo ancora bloccata, però. Ma è Facebook che non aiuta, purtroppo. Cioè, sono bloccata attualmente o No, tu sei a posto, è no? proprio. Ok. Va bene. Ok. Ok. Ok, iniziamo pure. Allora, intanto abbiamo come primo personaggio di oggi Jessica Alba. Jessica Maria Alba, che compie oggi 39 anni. Tanti auguri alla nostra D Dark Angel, che poi è stata anche in serie come Flipper, Beverly Hills 90210, senza dimenticare film come Sin City o i Fantastici 4, che però non è stato un grandissimo successo, ma pazienza. E poi ho scoperto che appunto ha cofondato The Honest Company, un'azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole. Complimenti. È un po' sparita dai radar. Si sta dedicando alla vita in famiglia con il marito, con 3 figli, è sposata con un produttore cinematografico. Nel 2007 è stata eletta donna più sexy del mondo. Poi ha anche dei tratti molto particolari, per in quanto suo padre è messicano, sua madre è danese, per metà anche franco-canadese, quindi insomma un bel cocktail. Tanto di cappello. Poi nel 67 è nata Paola Barale, che oggi compie 53 anni. Il suo desiderio da piccola era diventare un'insegnante di ginnastica. Sì. Infatti si è diploma, per, insomma, per diventarlo. Però non è stato questo il suo destino, insomma. Molti le fecero notare che era una sosia di Madonna, beata lei, ribadisco. Fu valletta ufficiale nelle trasmissioni di Mike Buongiorno, tra cui La Ruota della Fortuna. Ha sposato Gianni Sperti e Sì, per poi l'ha cui. lasciato per Raz Degan, scusate. Sì, il grandissimo Raz Degan. Esatto, che poi si è anche lasciata nel 2015. Fine ingloriosa, l'Isola dei Famosi nel 2017. Più o meno tutti finiscono nei reality. Quelli che finiscono male, sì. No, dai, Mentre. puretta. Magari metti che ci stia ascoltando, qualcuno gliela fa vedere. E vabbè, ad ogni modo, Ilary Blasi invece, che se non erro è coetanea di Jessica Alba, proprio nata lo stesso giorno, Bene. esatto, sempre oggi nell'81, 39 anni, che era tifosa della Lazio per tradizione familiare, poi è andata a sposare Totti, con cui è tuttora ammogliata, ha avuto 3 figli, Mi e lui. ricordo, scusa Paolo, scusa l'interruzione, mi ricordo una cosa simpatica che quando Totti si è dimesso, dai social, vedevo un sacco di immagini dove diceva adesso hai tempo di portarmi all'IKEA. Scusa, vabbè, faceva ridere sta cosa. Fantastico, fantastico. Ok. Ok, no, una cosa che ho scoperto è che ha iniziato, è stata la sua prima apparizione in TV è stata per uno spot,
dell'olio cuore, aveva solo 3 anni, la sua famiglia appare insieme a Mariangela Melato La e grandissima. fortunatamente non c'era ancora il trend di fare il salto della staccionata perché se no metti che lo facevano fare a lei. Perdevamo subito Ilary Blasi, sarebbe stato un po' un peccato. E ha debuttato a passaparola. La ulla, Esatto, insieme a Silvia Toffanin, che conduce verissimo, se non vado erroneo. eh sì, certo, conduce verissimo. Esatto, anche se io verissimo lo preferivo con Cristina Parodi, ma è una mia. Ammassa, tantissimi anni fa, Cristina Parodi. Sì, ma sono considerazioni da boomer, non ti preoccupare. E poi l'ultima esperienza è stata nel 2019, se non sbaglio, ha condotto Eurogames, che è il reboot ufficiale di Giochi Senza Frontiere. Ah, ok. Cosa vuol dire reboot? È una riproposizione, diciamo, l'hanno. Ok. Continuate a seguirci, continuate a condividere questa nostra diretta, mentre noi parliamo di Una Penelope. grandissima attrice, Penelope Cruz, Penelope Cruz Sanchez, esatto. che oggi compie 46 anni. Io me la ricordo nel film Non ti muovere, mi ha molto colpito, con Sergio Castellitto. E, tre candidature agli Oscar e vince un film di Sì, Woody Allen, sì. ha vinto in un film di Woody Allen, Cristina Barcelona, come attrice no, miglior attrice non protagonista. Ok, e, è stata contro Tom Cruise, poi un altro che però te lo faccio pronunciare a te. Sì, Matthew McConaughey, uno degli ultimi che ha soffiato l'Oscar a Leonardo DiCaprio. Ok. Così almeno è ricordato, diciamo. Io l'ho anche visto il film con cui ha vinto l'Oscar. E attualmente è sposata, si è sposata nel 2010 con il collega Javier Bardem, si pronuncia così? Sì, dovrà sì. Ok, le piace tagliare i capelli in particolare a una sua amica ed è buddista. Esatto, tanto Javier o Javier, non so come si pronuncia, Bardem, l'ha conosciuto sul set del suo primo film, Prosciutto Prosciutto, che proprio. Anch'io voglio iniziare la mia carriera su un film del genere, voglio essere quello che viene affettato. Andiamo avanti! Esatto. Procediamo. Allora, tempo fa abbiamo parlato di un calciatore che si chiama Saddam Hussein. Ma stavolta non si scappa, stavolta parliamo proprio di Saddam Hussein Abdal Majid Al Tikriti. Non ho insultato nessuno dei vostri parenti. Saddam Per fortuna che ci Hussein. sei te che pronunci i nomi difficili. Sembra una maledizione, una divina commedia voodoo. No, che fu appunto giustiziato il 30 dicembre 2006. Non mi attarderò molto su questo personaggio, però c'è da dire una cosa. Lui è stato condannato a morte per crimini contro l'umanità da un tribunale speciale iracheno. Poi la sua esecuzione ha destato tanto scalpore e polemiche, anche perché è stato schernito proprio in punto di morte. E in seguito alla sua deposizione ci furono delle violenze che sono sfociate nel 2014 con la formazione dello Stato Islamico. Quindi, insomma, attenzione perché. Purtroppo c'è un'eredità infausta. Tra l'altro, vabbè, aveva addirittura tre figli e due figli, questi ultimi che hanno ritenuti i suoi probabili successori alla guida dell'Iraq, ma furono entrambi uccisi dai militari statunitensi. Quindi, no, qui Che c'è? ci dicono che un film come Prosciutto Prosciutto è una trama piuttosto salata. Molto bene. Fantastico, grazie. Fantastico. Allora, Dicevamo. poi nel 61 nasce una grandissima cantante, Anna Oxa, che è una vegana convinta e si è sposata 3 volte. All'ultimo matrimonio si è vestita di nero, tanta stima. E la ricordiamo per canzoni famosissime, tra cui Pazza idea, Un'emozione da poco e tantissime altre. La sua ultima apparizione è stata ad Amici, rivestendo il ruolo di giudice d'eccezione nel 2016. E invece nel 2018 doveva fare un tour nelle città italiane,
però ha avuto un problema alle corde vocali e quindi non è riuscita ad esibirsi. Sì, aveva anche dei look molto particolari, erano interessanti vedere che look avrebbe avuto sul palcoscenico. Adesso forse questa eredità la vuole portare avanti Achille Lauro, non so perché ogni volta che devo dire il suo nome me lo dimentico. Ci sarà... No, Allora, sai che Achille Lauro era, mi ha detto, cioè ho letto da qualche parte che non sapevo che Achille Lauro è il nome di una nave. Lo sapevi? Sì, forse ne avevamo già parlato, però tra di noi, non in trasmissione. Dunque. Ok. Prossimo nato è Oskar Schindler, famosissimo per il film Schindler List. Sì, dopo devo leggere una cosa che non l'ho capita, esigo una spiegazione. Ah, leggi pure. Dopo, se no ci spezzettiamo troppo il discorso, no, però Schindler lo conosciamo appunto anche grazie alla testimonianza riportata nel film Schindler List. Tra l'altro io ho letto questa cosa, che noi abbiamo questo culto del personaggio, abbiamo questo culto del personaggio dovuto appunto al fatto che ha salvato comunque questi 1.000 ebrei dalla Shoah. Però era un bel birbantello in realtà, addirittura tra infedeltà coniugale, addirittura pare che avesse falsificato la pagella. Nel senso. Ah. Esatto. E appunto nel 1982 fu scritto il romanzo La lista di Schindler, nata da un incontro tra uno scrittore australiano e un negoziante, Leopold Pfefferberg, detto Poldek, sopravvissuto appunto grazie a Schindler, che ha raccontato questa storia. Che poi è trasposta. Cosa è appena morto? No, scusa, è la porta che sbatte, scusate, E scusate. tra l'altro la lista originale battuta a macchina degli ebrei che avevano appunto salvati da Schindler. Questa lista fu messa all'asta su eBay con una base di 3 milioni di dollari. Perfetto. Il lato sportivo lo lascio a te, Paolo, No, se vuoi fare. aspetta, prima c'è qualcosa di molto più sportivo, prima, attenzione. Ah, ok, Abbiamo scusate. Ferruccio Lamborghini, Esatto, che è il che nonno di Elettra si Lamborghini. sta rigirando nella tomba per averlo pronunciato in questo modo alla Elettra Lamborghini, che era figlio di agricoltori. Cioè, a quanto pare bisogna essere figli di agricoltori, non è il primo che nasce da questa tradizione per poi diventare un magnate di qualcosa. Appunto ha lasciato le scuole elementari e appunto la sua passione per le macchine e i motori la porta a Bologna, dove lavora appunto in un'azienda dove revisiona automezzi dell'esercito. E attenzione, la sua prima azienda era una produttrice di trattori. Io questa cosa non la sapevo assolutamente. Grande. E poi il suo successo lo permise di acquistare un sacco di automobili di lusso. Ogni giorno ne usavo una nuova. Adesso, allora, oggi vado con la Ferrari o con la Chevrolet o No, con la in realtà con Jaguar. la Ferrari era molto, insomma, in competizione. Non voleva che lavorassero nella sua azienda nessuno della Ferrari. Sì, vabbè, poi l'idea di produrre macchine sportive è nata proprio da una discussione con Enzo Ferrari. Esatto. No, è arrivato il commento che però non posso riportare. No. Quindi elencami almeno tre ossa che compongono la cassa toracica. Allora, lo sterno, le costole, Anna Oxa. È successo al liceo. Anna Oxa! Ah, l'ho capita. Vabbè, complimenti a chi ha detto questa Sì, cosa. ok, Voglio fantastico. stringere la mano a questa persona, me la devi presentare. Ok. Volevo aggiungere delle curiosità sulla Lamborghini che sono molto carine. Io non sapevo, per esempio, che il simbolo della Lamborghini è il toro, il segno zodiacale, che è il segno zodiacale di, appunto, di Ferruccio Lamborghini. Poi lui non, diciamo, voleva non seguire gli stereotipi e quindi fece il colore delle macchine era molto sgargiante, giallo, rosso, verde. E poi non voleva assolutamente che nessuno si facesse male con le sue macchine e quindi non le fece mai correre in nessuna gara automobilistica. Vabbè, ci
ci può stare, in effetti. Ti saluta Roberto Patriarca dai commenti, Lilli. Ecco, ciao Roberto, ciao. Sì, Scusa. è un mio amico, sì. Mi fate morire voi nei commenti, sta succedendo la qualsiasi, è fantastico. Parliamo degli sportivi, abbiamo uno dei più grandi portieri del calcio italiano, Walter Zenga, che adesso è tecnico del Cagliari, ha una carriera molto, insomma, molto, cioè, sicuramente non è campanilista perché ha girato l'Italia, ha girato veramente l'Italia allenando tantissime squadre, è stato Cosa portiere vuol della dire campanilista? Noi sammarinesi, fondamentalmente, non sto scherzando, però non voler, diciamo, uscire non voler uscire, diciamo, dalla propria zona, diciamo. Ah, invece noi adesso vogliamo uscire dalla zona, speriamo bene. Un po' alla Ok. volta succederà anche questo. No, io comunque stavo scherzando, mi raccomando. No, però durante il mondiale del 90, tra l'altro, si è concluso con un terzo posto per l'Italia. Walter Zenga aveva tenuto la porta inviolata per 517 minuti consecutivi, record assoluto ai mondiali. E poi è stato eletto portiere dell'anno per 3 volte consecutive, dall'89 al 91. Tanto di cappello, in bocca al lupo per la tua carriera come allenatore, Zenga. Ok, passiamo agli scomparsi oggi. D'accordo. Il primo scomparso è Ciccio Ingrassia, uno dei due che forma il mitico duetto Franco e Ciccio. Franco e Ciccio si chiamavano entrambi Francesco, una curiosità che non sapevo. Sì, cioè lui si chiamava Francesco, Franco si chiamava Francesco, non mi ricordo, aveva un cognome strano, poi si è fatto chiamare Franco Franchi. Ciccio di suo è l'abbreviazione di Francesco, quindi insomma, forse hanno litigato Ok, per chi chiamare Ciccio, non lo so. allora Ciccio ottenne a malapena la licenza elementare perché poi si rese subito conto che voleva entrare nel mondo dello spettacolo, quindi abbandonò gli studi. Una cosa che ha molto impressionato Paolo, prima l'ha letto 5 volte questa frase, nel 64, solo in quell'anno, realizzarono Franco e Ciccio ben 22 film, incassando circa 7 miliardi e 300 milioni di Ma lire. scusa, come si fa in un anno a fare 22 film? Cioè, neanche su YouTube una roba del genere. Si vede che tutti i giorni stavano sul set, non so. Ma in media comunque per fare un film ci vogliono 5-6 mesi, quindi non so. Roba del tipo, ah, domani siamo sul set di questo, poi di quest'altro. No. Sì, infatti non lo so. Nel senso, complimenti, non solo a loro due, ma a tutta l'industria di allora. Se ci fosse adesso un fermento del genere, però, insomma, no. E poi sulla sua tomba c'è scritta questa frase che mi dicevi: stringimi solo per un po', sai che mi farai sorridere. Sì, e fu anche Dino Manfredi a consacrare Ciccio dicendo che era un mostro della risata. Sì, ma poi ha partecipato a film anche abbastanza importanti, tra cui Amarcord e soprattutto L'Esorcicio, che insomma L'esorciccio. è abbastanza. Cioè, conosco una persona che dice: ah, questo film dura 2 esorcici. Che è molto Bene. strano in realtà, perché comunque dura 90 minuti, quindi è un film di durata normalissima. E poi abbiamo parlato di Saddam Hussein, che era nato appunto il 28 di aprile. E mentre il 28 di aprile del 45, tra l'altro 3 giorni fa era la liberazione, guarda caso, che risale sempre alla memoria del 45, ci lasciava Benito Amilcare Andrea Mussolini. Esatto, che ha costruito tantissime cose, a lui dobbiamo, cioè, quello che è successo è molto grave e lo sappiamo tutti, però tra le cose buone che ha fatto è che ha voluto la costruzione di tantissimi ospedali e tantissime strutture che ci sono ancora oggi, tra cui anche Cinecittà, di cui parleremo dopo. Esatto. Tra l'altro, pare che fosse un educatore addirittura, un Sì, insegnante. insomma, da giovane gli fu assegnato il diploma di maestro elementare. Fantastico. Bambini, le Ok, e no, non aveva nessuna condizione dei soldi, e
e li spendeva a destra e a manca. Beh, d'altronde da quella volta non è cambiato molto nella classe politica italiana. No, oggi Flame a gogo, signori, oggi sono cattivo. Però la cosa importante è che regimi del genere a volte vengono anche evocati, magari anche no, insomma, magari anche no. Andiamo avanti, intanto mi blocco perché leggo i commenti e vedo cose che voi umani non volete sapere, ma parliamo. Io vedo solo i commenti e vedo tutto bloccato. Comunque. No, ma lì purtroppo Facebook, salutiamo Zuckerberg, gli vogliamo tanto bene. Dunque, Ok. io volevo leggere, leggi intanto, carissima, l'indovinello, mentre io vado a leggere la risposta che è stata data esatta dal buon Davide. Sì, allora l'indovinello di ieri, che ricordo che da ieri è stato messo anche sulle storie di Instagram dove potete provare a rispondere. E tra l'altro su Instagram mettiamo anche le bellissime copertine che fa Paolo, quindi seguiteci. Allora, l'indovinello di ieri diceva: hai due clessidre, una da 7 minuti e una da 4. Come si fa a misurare 9 minuti? Perfetto, allora la risposta giusta è arrivata dal buon Davide che ci dice: faccio partire le clessidre insieme. Quando termina quella da 4 minuti, la giro. Quindi sono passati 4 minuti. Quando termina quella da 7, la giro. Quando finisce di nuovo quella da 4, giro quella da 4 e allo stesso momento rigiro quella da 7 dove è trascorso solo un minuto. Non so se mi avete seguito. Non ho capito niente, però ok. No, nel senso, 4, giro, finisce la 7, rigiro, poi intanto finisce quella da 4 e la rigiro mentre su quella da 7 è passato solo un minuto. E così sono 9 minuti. Bene. Meglio di così faccio un po' fatica a spiegarla. Se avete capito, spero sia stato comprensibile. Però attenzione, adesso ne arriva una. Ne arriva una. Allora, Pierino. La maestra gli fa scrivere tutti i numeri da 300 a 400 su un pezzo di carta. Li scrive tutti da 300 a 100, ecco, senza buchi, senza errori, niente. Quindi scrive tutti i numeri da 300 a 400 su un foglio. Quante volte è stata scritta sul foglio la cifra 3? Risposta al nostro 331-222-0590. Un pochino più facilini, magari. Possibile questo alla fine, dai. Coraggio, provateci, continuate a rispondere al nostro 331-222-0590, non preoccupatevi, è per divertirci tra di noi. E chiudiamo parlando nel fatto che nel 32 è stato scoperto il vaccino contro la febbre gialla. Esatto, speriamo che venga scoperto presto il vaccino anche per Esatto. la pandemia che c'è adesso. Esatto, speriamo anche che si redimano i Novax perché è una cosa importante, dobbiamo comunque darci una svegliata. Febbre gialla detta anche tifoiteroide, addirittura itterotifoide o febbre delle Antille. Era una malattia virale e tra l'altro questo virus conteneva RNA e non DNA, sono virus ancora più pericolosi, si attaccano molto più facilmente. E appunto era una malattia anche abbastanza letale, ci sono stati un sacco di focolai in giro per il mondo, non c'entrano i cinesi, non c'entrano i cinesi, anche se si chiama febbre gialla, e i sintomi includevano fe febbre, brividi, perdita di appetito, nausea, dolori muscolari e mal di testa. E quindi Ok. lo diciamo, mi raccomando, teniamo botta e speriamo questo ci non arrivi, come ci dicono anche nei commenti. Coraggio, hashtag resta a casa, mi raccomando, sta funzionando, non molliamo proprio adesso. Chiudiamo con una notizia che riguarda sempre il Benito Nazionale. Sì, nel 1937 fu inaugurata Cinecittà, gli studi fantastici di Cinecittà. E perché nel 1935 appunto ci fu un incendio negli studi di Cines, non so come si pronuncia, e quindi dopo questo incendio Benito Mussolini con altri
iniziarono i lavori per costruire Cinecittà e nel 1937 la inaugurarono. E furono girati più di 3.000 film e 21 teatri di posa. Sì, no, tra l'altro io avrei tanto voluto in realtà l'estate scorsa andare a Cinecittà, c'era un concerto molto interessante, era un'opportunità per avere uno sconto sul biglietto e vedere un concerto di un gruppo metal italiano in Ah. Hanover, of Steel. Ah, ok. Io Pazienza. ci sono stata 3 volte, di cui 2 ha piovuto. Comunque, appunto, negli ultimi anni è possibile entrare a Cinecittà Appunto, esatto. grazie a Cinecittà si mostra, paghi un biglietto e fai un percorso dove vedi alcuni luoghi più importanti di Cinecittà, tra cui la casa di un medico in famiglia. Ma in realtà non mi ricordo che ci sono andato alle medie, avevo visto anche Bruno Arena, che adesso tra l'altro purtroppo mi ha guardato malissimo, ricordo quella volta, non aveva molta voglia di essere. Alle medie, Sì, fantastico. siamo andati con la scuola quella volta. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua, grazie, grazie soprattutto per i commenti, per l'atmosfera spumeggiante che ci regalate, grazie davvero per averci seguito, continuate a risponderci all'indovinello che vi ripetiamo, Sì. appunto, il nostro Pierino scrive tutti i numeri da 300 a 400 su un pezzo di carta. Quante volte ha scritto la cifra 3? Ricordo, non ne ha saltato nessuno, ha chiamato in causa Pierino per un po' di sana italianità, ma ecco, da 300 a 400, quante volte ha scritto la cifra 3? Chiudiamo qua, ci rivediamo come sempre domani per una nuova puntata di Che giorno è? Spumeggiante come sempre, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a domani alle 10. Ciao a tutti! Ciao a tutti.